Benvenuti alla visita appunto di San Marco, della Basilica di San Marco, e oggi cercherò di illustrarvi nel modo più completo e esauriente possibile la storia di questa magnifica chiesa di Milano. Allora, nonostante la tradizione faccia risalire la fondazione del cantiere di San Marco al 1254 ad opera del frate Lanfranco Settala, appartenente all'ordine degli Eremitani degli Agostiniani, è divenuto proprio generale dell'ordine agostiniano nel 1254. In realtà sono molto numerose le fonti storico-documentarie che invece attestano l'esistenza di una precedente fondazione, di un precedente convento, sempre dedicato a San Marco, risalente già alla fine dell'undicesimo secolo, quindi alla fine del 1100. Questo edificio, questo precedente edificio, deve essere stato sicuramente edificato, con tutta probabilità, nell'ambito della riqualificazione di Milano dopo lo scontro con Barbarossa, che sappiamo, avere anche raso al suolo letteralmente anche la città di Milano, e all'interno anche della dedica di questo quartiere appunto a San Marco, al patrono di Venezia. Perché questa dedica, in particolar modo a San Marco e non ad altri santi? Come segno. I milanesi lo fecero come segno di omaggio verso la città lagunare che appunto aveva prestato supporto e aiuto durante tutta la guerra, tutti gli scontri con Federico appunto I Barbarossa. Nella seconda fase, invece, corrispondente alla diciamo, iniziativa e alla guida appunto di Lanfranco Settala, fu riportata così appunto rivoluzionaria, diede una svolta ai lavori così decisiva, tanto che le fonti coeve fecero coincidere appunto la fondazione di San Marco con il primo edificio, chiaramente in modo erroneo. E durante questa fase furono costruite le 6 cappelle che adornano il transetto appunto che andremo poi a vedere, e anche fu costruito anche questo abside poligonale, quindi allargato e appunto costruito su più lati, una modifica architettonica di gusto fortemente cistercense. E la terza fase, corrispondente a tutto il XIV secolo, invece vede il completamento della facciata, che purtroppo però non è quella che vediamo oggi, non è completamente originaria, e poi all'allungamento della chiesa di altre 5 navate, e poi il completamento anche dell'abside e del coro. È la sezione della chiesa che accoglie, l'unica sezione della chiesa che accoglie ancora degli elementi architettonici ma anche pittorici affreschi di epoca trecentesca, quindi di piena epoca medievale. Vorrei iniziare da questa arca tombale, da questo sarcofago. Questo sarcofago è dedicato a Lanfranco Settala. Il Lanfranco Settala però in questione non è il frate a cui appunto è attribuita la fondazione di San Marco, ma a un maestro dell'ordine degli Agostiniani che visse circa un secolo dopo il fondatore, quindi non è da confondere con l'altra figura. La qualità artistica e la fattura sono estremamente elevati, e questa opera in generale è attribuita a Giovanni Balduccio, un artista appunto attivo a Milano anche nei lavori di Porta Ticinese e Porta Volta negli anni 30 del XIV secolo, del 300. Allora, possiamo vedere appunto il defunto in posizione centrale, chiaramente con i caratteri sia del maestro, in quanto è seduto in cattedra e regge nella sinistra il libro, che è il tipico attributo appunto
del maestro, con questa, con queste figure sia di laici sia di ecclesiastici. I laici li possiamo riconoscere a questi copricapi abbastanza tipici, gli ecclesiastici anche da questo, ad esempio da questa figura che riporta una tonsura, ma anche dai sai che indossano, e stanno tutti appunto ascoltando, sono rivolti con estrema attenzione all'anfrano. Dunque, possiamo vedere che ai lati, nelle nicchie, abbiamo da una parte San Marco, che è riconoscibile appunto dal leone alato che è posto ai suoi piedi, e da quest'altro lato Sant'Agostino, in veste chiaramente vescovile. Analizziamo le parti centrali, cioè la tripartizione del sarcofago. Nella parte sinistra notiamo il defunto ginocchiato, che viene presentato alla Vergine assisa col bambino, e viene presentato sotto, diciamo, la tutela, la supervisione di San Giovanni Battista, che è riconoscibile da questo cartiglio in cui c'è scritto Ecce Agnus Dei, che di solito appunto è il simbolo di riconoscimento di Giovanni Battista, e poi da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio lo riconosciamo, anche se poi è stato scalpellato, da questo elemento che era lo staffile, che appunto è un altro tipico attributo del santo patrono milanese. Quelli dietro, le figure dietro, i ginocchiati, molto probabilmente sono i figli di Martino Alibrandi. Invece, nella parte centrale, che è quella di maggiore interesse, notiamo un motivo iconografico chiamato Trono di Grazia. Perché Trono di Grazia? Perché troviamo il Padre, Dio, seduto appunto in trono, che con le mani regge la croce del Figlio. Non c'è più, è stata asportata, ma in questi due supporti di ferro un tempo era incastonata la scultura di una colomba. Questo a rappresentare la Santa Trinità: il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio. Io non perdo tempo in chiacchiere, lascio subito a lui la parola. Lo ringrazio ancora tantissimo per aver accettato il nostro invito e a voi auguro sicuramente un buon ascolto. Grazie. Mai dimenticare, quando parliamo di Bisanzio, un po' il mio bambino, che i bizantini non chiamavano loro stessi così, ma si chiamavano Romani, e l'impero dei Romani, l'imperatore dei Romani e via di seguito. E questa, diciamo, diretta discendenza da Roma, dalle dinastie, delle varie dinastie imperiali bizantine fino al 1453, non può essere legata, non era legata neanche agli occidentali, anche agli occhi degli occidentali. Pur quando ci sarà di nuovo un imperatore in Occidente a partire da Carlo Magno e poi le dinastie germaniche, diciamo, tutti ben sapevano che questo era un nuovo impero che nasceva, l'impero cristiano, ma che la linea di continuità con Roma era certamente quella tenuta a Bisanzio. Questo è molto importante sia per quanto ha riguardato il rapporto politico nell'ambito del Mediterraneo, ma anche per quanto ha riguardato il discorso artistico. Ho pensato di concentrarmi su un secolo, evidentemente dal momento in cui Costantino fonda Costantinopoli, 824-830, dal momento in cui Teodosio divide il suo impero tra i figli Arcadio e Onorio, 395, iniziano in qualche modo a esserci due realtà, un impero che noi chiamiamo l'Occidente e un impero che noi chiamiamo l'Oriente. Ma l'impero d'Oriente, come stavo giustamente dicendo, non penso mai a questa divisione. Si è citato Zenone, proprio dai tempi di Zenone in poi l'imperatore di Costantinopoli pensò di regnare indifferentemente su una metà sull'altra. E visto che stiamo partendo dal IV secolo, diciamo che dal IV al XV secolo i rapporti artistici, visto che parliamo di questo, tra diciamo Roma e Costantinopoli, così per semplificare un pochino nei grandi blocchi, furono continui e costanti, quindi diciamo, sarebbe stato impossibile fornire una panoramica di 1100 anni di storia. Questa è la lunga storia dell'impero dei Romani di Oriente, però che per comodità chiamiamo Bizantino. Dunque ho pensato di focalizzarmi su un secolo, in particolare un secolo che è il XII, perché è un secolo particolarmente ricco di testimonianze di arte bizantina in Italia, il più ricco da questo punto di vista.
turista e quindi si presta bene a fare vedere quali che sono stati questi rapporti. Noi lo chiamiamo XII secolo, artisticamente parlando, più o meno almeno per quanto riguarda l'Italia, è un secolo quasi del tutto romanico, però se consideriamo il Medioevo a scala quantomeno europea, si tratta del secolo in cui avviene, chiamiamolo passaggio, no? Sono sempre un po' forzate queste categorie, tra romanico e gotico. Il mondo bizantino non vede ovviamente le cose così, noi contiamo gli anni dalla nascita di Cristo, però li contavano dalla creazione del mondo che era fissata intorno al 5000 qualche cosa avanti Cristo, quindi le epoche sono diverse. E allora, tutto sommato, per identificare i secoli, un po' come fanno i giapponesi, le ere dei diversi imperatori che si succedono, preferiamo identificarli con le dinastie imperiali che hanno regnato in certi periodi. Ecco, che a Bisanzio non fosse forte il sentimento della dinastia, una serie di grandi famiglie non riuscì a creare delle vere e proprie dinastie durante per un certo periodo. La dinastia Comnena non è la più lunga dinastia che regna su Costantinopoli, perché la dinastia che li precede, la dinastia Macedone, fa circa due secoli, l'ultima delle dinastie di Bisanzio, quella dei Paleologi, anche fa circa due secoli, i Comneni coprono però praticamente l'intero XII, perché inizia nel 1081 e termina nel 1185. Mentre nel XII secolo non esiste più alcuna parte del territorio italiano che sia sotto controllo diretto di Costantinopoli, perché nel 1071 i Normanni, nel corso della loro conquista della parte meridionale della penisola e poi della Sicilia, cacciano da Bari l'ultima guarnigione bizantina. Quindi diciamo, è una data molto importante, perché fino a quella data, dopo un periodo molto lungo, è vero che l'impero di Costantinopoli non controllava più il territorio italiano, però solo un posto territoriale lo manteneva. Per di più, qualche anno prima del 1071, e certo non è un caso, del tutto un caso, nel 1054 la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli si erano separate fragorosamente, con quello che è il famoso grande scisma, diciamo, con uno scambio reciproco di scomuniche che verranno poi formalmente levate solo dopo il Concilio Vaticano II. Qui stiamo parlando alla fine degli anni 60, il periodo di separazione ufficiale è durato 900 anni, evidentemente la grave separazione tra gli ortodossi e i latini si va a creare esattamente in questo punto. Però a questo punto la parte latina vede in qualche modo Bisanzio come scismatica, evidentemente il potere debole, il potere costantinopolitano è debole, i Normanni sono molto forti, e così appunto abbiamo detto nel 1071 quest'ultima guarnigione bizantina deve prendere il mare e tornarsene in patria. Dunque il XII secolo non vede una presenza bizantina sul territorio italiano, la vede però a livello diplomatico e, come vedremo, la vede a livello artistico, e per certi versi potrebbe sembrare paradossale. In questo secolo forse è il momento del maggiore contatto sotto il profilo delle arti tra le due parti, tra il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. Vedremo poi quali possono essere state le motivazioni dei governanti dell'Occidente per, diciamo, andare a prendere a Costantinopoli non solo una vaga ispirazione, ma in molti casi maestranze, materiali, programmi decorativi, tutto quello che potevano importare. Spesso si pensa che a Bisanzio restava, diciamo, non ci sia più niente di bizantino. In realtà ci sono circa 40 chiese ancora databili all'età bizantina, tra V e XIV più o meno secolo, la gran parte di esse però conservate in quanto tramutata in moschea. Questo è la Esgi Malek Jami, moschea della vecchia cucina, che dovrebbe essere il cosiddetto Cristo Pantepotes, fondato da Anna Damascena, la madre di Alessio I, che faccio vedere in rapida carrellata per arrivare un po' di pitture. Questo è l'interno, vedete, completamente privo di decorazioni ormai, tranne quelle scultoree, cornici, basi, capitellini, architravi, mostre di porte, qualcosa, questo rimane. Poi, diciamo, il terzo
dinastico dei Comneni, dove venivano seppelliti. Anche questa è una fondazione di Irene e di Giovanni II Comneno, che abbiamo visto nel pannello della Santa Sofia. Poi abbiamo la misteriosa Gulgiami, che è un edificio colossale, praticamente a livello del mare, a livello del Porno d'Oro, del famoso fiordo che entra dentro in Pisa, nel promontorio di Costantinopoli, dalla terraferma. Questo è un altro scorcio, e questo è giusto per farvi vedere questa forma un po' particolare della zona arsidale. Qui negli interni abbiamo questa decorazione, ma è una decorazione ottomana, misteriosa, perché non sappiamo quale potesse essere la dedicazione bizantina. In effetti non lo sappiamo neanche per questa qui, che oggi si chiama Calendera Reggiani, moschea dei dervisci calenderi, era appunto stata riassegnata a questa sorta di ordine monastico dell'Islam, che non ha i monastici della fattispecie, però questi gruppi di persone riuniti insieme, i dervisci sono particolarmente famosi, non questi calenderi ma quelli danzanti di Konya, per esempio, tutti li abbiamo in mente, non più, in teoria sono dei gruppi che sono associazioni culturali e basta, ma erano qui. La chiesa non lo sappiamo, ci sono varie possibilità attributive su quale fosse il suo titolo, la sua dedicazione in età bizantina, ma quantomeno qui abbiamo il vantaggio che almeno in parte la decorazione bizantina all'interno si è conservata, non la parte della pittura, ma la parte marmorea, come vedete, fino all'altezza, il punto in cui spiccano le coperture che vedete a mattoni, abbiamo questa eccezionale decorazione marmorea. Questa è molto molto importante, la vediamo qui per la prima volta, ma bisogna dire che questo è il sistema decorativo degli interni in età bizantina, assolutamente sistematico, nella capitale o dovunque si disponeva di sufficienti marmi, erano tutti marmi di spoglio, marmi che venivano dalle più parti del mondo, ma che erano stati importati nell'età d'oro, comunque tra IV e VI secolo massimo, e poi continuamente riutilizzati. Fortunatamente qui, non solo qui, diciamo, questa decorazione è rimasta, e quindi possiamo già cominciare a capire come era all'interno conformata la decorazione della chiesa bizantina: marmi fino allo spicco delle volte, e nel momento in cui partirono le coperture, mosaico di pittura bizantina, intendiamo di norma mosaico, ovviamente vedremo anche della pittura su muro, di tavolo affresco o pseudotale, ma nella capitale l'affresco è, per quel che possiamo capire dalle poche testimonianze rimaste, qualcosa di molto raro. Comunque si è potuto, si è fatto un mosaico, un mezzo molto dispendioso ma anche duraturo, dove non si è potuto si è andato in sostituzione con Chiavello. Qui è uno dei soli tre monasteri in tutta la Norvegia bizantina che siano sopravvissuti con una buona parte della propria decorazione, tre di migliaia che dovevano essere, immaginate l'entità delle perdite, la difficoltà per noi. È molto famosa ovviamente l'immagine della cupola, questo grande Cristo Pantocratore, Jesus Christos, ci dice l'iscrizione per non sbagliare, a Bisanzio è norma che anche il paesaggio più riconoscibile del mondo abbia la sua iscrizione, un mosaico che antichizza, infatti qui è confrontato con l'icona di VI secolo, così almeno dice Weizmann, che si trova sul monte Sinai, nel monastero di Santa Caterina al monte Sinai, ma qui bisogna anche pensare che Bisanzio credeva di detenere il ritratto autentico di Cristo, avete sentito Dio parlare del Bambino, per esempio, che è una specie di simbolo, e la fattispecie che loro ritenevano fosse un ritratto autentico che Cristo stesso aveva impresso sulla stella di Dio, lavandosi la faccia e poi asciugandola. Questo porta a una grande permanenza dell'iconografia, soprattutto per quanto riguarda la figura sacra, ma perché il fatto di avere un ritratto autentico era garanzia che fosse un'immagine autentica, il giusto veicolo al quale rivolgere la preghiera per fargli raggiungere il prototipo. Se vogliamo cercare qualcosa di stilisticamente più aggiornato al passo dei tempi, dobbiamo andare nelle storie, e più che nelle storie cristologiche, nelle storie paracristologiche. Questa è la storia mariana, quindi questo che noi vediamo in questa
moneta splendidamente conservata, e sono due scene della vita di Maria, o meglio di quello che la precede. Ovviamente sono perfettamente semplificate sulla narrazione evangelica della storia, delle storie di Cristo. La Sant'Anna, che vedete lì, riceve l'annuncio dall'angelo che partorirà un figlio, in questo caso in tardissima età. Dall'altro lato, Gioacchino riceve dall'angelo questa stessa notizia, dicendo di non preoccuparsi. È evidente che sia il leggendario sia le immagini sono delle trasposizioni del ciclo canonico della storia di Cristo, dell'annuncio dell'angelo a Maria, dell'annunciazione, e poi il cosiddetto sogno di Giuseppe, in cui Giuseppe riceve dall'angelo, insomma, viene tranquillizzato che il figlio non è un altro uomo stato lì per caso, ma è il figlio dell'Altissimo. E tutto questo viene immerso da questo clima di grande poesia, di grande idillio, le fontane che zampillano, le piante fiorite, gli alberi, l'ambiente lussuoso, tutto intorno a Maria ha dei caratteri principeschi, regali, imperiali, addirittura non è l'umile fanciulla di Galilea, ma la regina dei cieli. Questo deve essere già visto prima della sua nascita, evidentemente. Dunque la troviamo sempre un po' impostata in questo contesto, e anche la gamma cromatica di Daphne in questo caso tocca il sublime con tutte queste sfumature delle tinte pastello, il verdolino, l'azzurrino, l'avorio, il rosa, che tanto ci colpisce in tantissime sfumature. Ci colpisce anche l'incredibile classicismo delle figure, questo lo diciamo subito, perché quando in Occidente qualcuno vorrà fare opere d'arte di qualità va a prendere gli artisti in Oriente? Perché hanno chiara l'idea, e lo vediamo, che in Oriente il classicismo, l'arte classica, l'arte normale evidentemente come la percepivano loro, si era mantenuto molto di più di quanto non si era mantenuto in Occidente. Immaginate i bestiari medievali o i manoscritti medievali della stessa epoca, e vedete la distanza tra questo veramente classicismo continuo, questo ellenismo perenne come è stato definito e non di riscoperta. L'Occidente riscopre in continuazione il classicismo, Bisanzio non lo interrompe mai nella sua tradizione, ma sì, passando il tempo, diciamo, le cose si accentuano, e dobbiamo andare sempre nella stessa cattedrale del Nord. Cioè, in una piccola chiesa, veramente una chiesina che si trova verso i confini con la Grecia, la chiesa di San Giorgio di Oro. Gli accenti ovviamente slavi sono sempre molto difficili, Urbino, come si dovrebbe dire. Questa è datata con la relativa sicurezza intorno al 1191, diciamo alla fine del XII secolo. È una chiesina piccola, apparentemente rurale, nel nulla a tutt'oggi, diciamo in mezzo a questo bosco, che insomma che Dio la conservi a lungo, perché veramente una situazione molto molto isolata, ma effettivamente all'interno la situazione è spettacolare. Anche qui ci doveva essere un committente che decora completamente la chiesa da cima a fondo con delle pitture di qualità anche qui altissima, per le quali, se nel nulla nel lato, sono state ipotizzate senza poter dimostrare maestranze provenienti da Costantinopoli. Non possiamo dimostrarlo perché a Costantinopoli, come abbiamo detto, non c'è niente con cui confrontare l'opera delle nostre maestranze. Qui vediamo l'abside, quindi è ancora più bella la controfacciata, con la grandissima dormizione della Vergine Maria, che è posizionata sempre in questo punto. E qui vediamo che questo stile dinamico, che vi dicevamo prima tanto con Nero, è andato avanti. Se voi prendete l'angelo di prima, per esempio, non ti torna questo, lo guardate, cioè non è un angelo annunciante, la specie da un angelo che assiste, come diciamo fa la corte, non nel senso di fare la corte, ma la corte della regina a Maria assisa in trono. E andate a confrontare con questo, cioè, sono chiaramente assai parenti, ma qui vedete che si è aggiunto un'ulteriore dimensione di movimento l'angelo, che fa la stessa cosa, in realtà mi sta mostrando la scena su, ma
Prato sta parlando con Maria di Fronte, quindi è un'annunciazione a tutti gli effetti, mostra veramente di stare atterrando, no? Nel suo volo, e cioè, si slancia, i palleggi vanno indietro, si spingono in questa specie di turbine, così con meno, così come si intrecciano, si arricciano a livello dei piedi, si arricciano all'interno della vita, espandersi verso lì, la figura si allunga in una maniera fortemente impressionista, in questi 20 anni, 30 anni, per due contesti, il gusto per la dinamicità, per il pathos, per la drammaticità delle immagini è certamente molto più pronunciato, e la stessa Maria Molina ha perso la sua imperturbabilità di regina, ma coglie questo messaggio con la giusta stupore, timore, paura, sappiamo tutti i sentimenti che possono aver attraversato l'anima di Maria ascoltando questo annuncio. Ecco che l'artista comincia a farci vedere, in maniera molto, molto evidente, con i suoi mezzi, evidentemente, quindi tende a contorcere la figura, piuttosto che distorcere i volti. Piano piano verrà anche la distorsione dei volti, tutto è sempre un pochino compassato, mentre non c'erano spingere troppo al di là in queste interpretazioni, però certamente lo si vede, io direi in maniera abbastanza chiara, anche il Cristo dell'Ascensione sopra, sua figura molto svirgolante, con l'abito d'oro che si muove in tutte le direzioni, no? questi strascichi che vanno di qua e di là, perché portato dal turbine dell'Ascensione, ricordatelo, quando con l'ultima immagine vedremo la cupola dell'Ascensione di San Marco, perché più o meno è questo stesso discorso stilistico in questo torno di anni, quindi la seconda metà avanzata del XII secolo. Stessi ragionamenti potrebbero essere fatti anche in questo caso, andiamo soprattutto i gruppi degli apostoli a destra e a sinistra del catafalco della Vergine Dormiente barra morta, che non è mai stato definito con assoluta chiarezza che cosa sia veramente accaduto, ognuno ha il suo sentimento, ognuno ha il suo volto, ognuno ha la sua posizione, si muovono, sono fortemente accettati questi movimenti, ma anche il Cristo al centro, che di norma ci sarebbe apparso perfettamente frontale, stabile, immobile, assolutamente impassibile, partecipa con tutto il movimento del suo corpo alla grande emotività di questo momento. Voi sapete che la scena dell'Unizione di Maria è una delle più grandi invenzioni iconografiche di Bisanzio, per non sapere bene che fare, praticamente si immagina che come privilegio speciale verso Maria, l'anima della Vergine una volta addormentata non sia salita in cielo da sola per tornare al padre, che però è anche il figlio, come sappiamo da Dante, ma che il figlio stesso sia venuto sulla terra in una sorta di venuta intermedia per portare lui personalmente l'anima di sua madre in cielo, l'anima di sua madre è quel pupazzettino che Antonino dona un egizio, diciamo di norma, e che Cristo tiene così amorevolmente in braccio, e vorrei permettere più grandi commoventi, diciamo, creazioni del genere umano religioso che si sia poi espresso in pittura, un'immagine che avrà dato un enorme successo, la troviamo anche in continuazione dell'arte italiana per secoli, ed è questo modello che non si tocca, perché cioè, la teologia latina sia stata in dubbio fino al 1950, non sapete su che cosa fosse poi in qualche modo accaduto. Un passaggio, vi mostrerei questa splendida ritratto di Cristo, questo pure si trova nella chiesa di San Giorgio in Corbino, vedete qui non vediamo quello che vi ho detto, ma il volto di Cristo di norma esula per le ragioni che ho detto prima da questi sentimenti, è un'immagine data, un'immagine stabilita, è un ritratto autentico, deve essere ripetuto il più possibile autentico, perché Bisanzio ha l'orrore della deviazione eretica, l'immagine bizantina non spiega, non interpreta, non aggiunge nulla al dato della scrittura sacra, come fa l'arte dell'Occidente, ma cerca di rispettarla il più possibile. Quando nel corso del 300 verranno a Roma le delegazioni costantinopolitane nel tentativo di riunificare le due chiese, i vescovi, i padri,
monaci bizantini che vengono dall'Oriente dicono che loro entrano sì nelle chiese, pregano, venerano la croce, ma le altre immagini anche riguardano perché non le riconoscono, non sono immagini sacre per loro, perché per Bisanzio l'immagine sacra deve avere determinati tipi, determinati caratteri, è una conseguenza della famosa lotta dell'iconoclastia che lottavano nel IX secolo, che diciamo favorevano l'icona vincolo, ma vincolo sottomettendosi a certi paletti, per cui cercare un'innovazione nell'immagine di Cristo della Vergine Maria è evidentemente impossibile. L'artista in quel momento le interpreta secondo i caratteri del suo stile, quindi certamente alcune cose che a noi qui appaiono esasperate, come il contrasto dei colori, soprattutto questa definizione estrema della barba, della capigliatura, che diventerà un po' un canone anche dell'arte bizantina dei secoli successivi, nasce appunto in età moderna, però l'immagine mostra questa severità, al tempo stesso questa serenità. Oggi noi parliamo sempre di un Cristo di misericordia, nel Medioevo occidentale o orientale che fosse, Cristo era in buona sostanza un severo giudice di cui bisognava avere grande timore. Questa è la ragione per cui appare sempre a noi delle immagini con questa, dire, così severa. La benevolenza apparteneva a Maria, era la mediatrice, il Cristo era il giudice, lui personalmente era un giudice giusto ma severo, e quindi era 30-50 sempre del XII secolo passeremo a Cefalù, quindi nell'ambito del regno romano, e vediamo che in effetti i rapporti sono comunque abbastanza stretti. Allora questa è tale Cristo, considerate che quello di Urbino è più piccolo del vero, questo qui è assolutamente invece enorme, e si trova nell'abside della cattedrale di Cefalù, che si trova lontanissimo da Palermo, ma insomma comunque da quelle parti lì, ed è stata immaginata da Ruggero II, normanno della famiglia degli Altavilla, Ruggero II, nel momento in cui nel 1130 assume formalmente il titolo di re di Sicilia, re di Sicilia di tutto il resto, diciamo che diventa anche re di tutta l'Italia con territoriale cosiddetta Italia meridionale, la componente vittorica, e dunque devono il meglio, questo meglio dove si può mai trovare, si trova a Costantinopoli, e vengono a ripetizione nel corso della fase dei re normanni, quindi dal 1130 al 1190, importate maestranze da Costantinopoli. Ragionevolmente all'inizio vengono importati anche i materiali, poi le maestranze si portano con loro anche il cosiddetto know-how, e sì, in qualche modo delle ultime costruzioni normanni, nel luogo di Monreale per esempio, probabilmente i materiali sono eseguiti in loco, ma la prova che se non bastasse lo stile, diciamo, la prova che questo è vero è che prima del 1130 non abbiamo niente di simile in Sicilia, dopo il 1190 non abbiamo niente, perché i tedeschi, gli Ostafari che si sostituiscono, evidentemente non vogliono, diciamo, esemplificare il loro potere sulle apparenze di quello bizantino. Ma vediamo invece la famosa chiesa della Martorana, Santa Maria Costretta dell'Ammiraglio. L'ammiraglio è Giorgio di Antiochia, e questo uomo ovviamente orientale. Antiochia era la storica capitale della Siria, oggi miracolosamente si trova per l'alchimia, diciamo, post prima guerra mondiale, in un pezzettino di Turchia, quindi almeno è rimasta, diciamo, salva dal disastro della Siria, che ci addolora così, diciamo, profondamente. Dunque è un uomo che viene da quella cultura lì, la cultura bizantina. All'epoca è il grande ammiraglio di Ruggero II, quindi dotato di grandi mezzi. A partire dal 1143 avviene la costruzione di questo edificio, che è un edificio relativamente piccolo, ma che, come vedete da sotto in su, in questo caso anche nella tipologia della pianta riproduce l'edificio bizantino. Quindi qui per le maestranze bizantine che sono state chiamate a lavorare, il lavoro è relativamente più facile, perché si trova una chiesa di forme allora familiari, le cose possono tornare al posto giusto. Premetto che tutti questi monumenti sono stati fatti da diverse maestranze, sono state chiamate almeno 3 o 4
botteghe, chiamiamole così, nel corso dell'età normale che hanno lavorato. La bottega della Palatina e quella della Pantorana sono strettamente apparentate, ma ragionevolmente non è la stessa. Allora, qui in questo caso avendo una cupola centrale, come possiamo vedere, all'interno della cupola il Cristo, l'immagine di Cristo è tornata nel suo canonico, cioè nell'apice della cupola. Si diceva prima il cosmocrator, il signore del cosmo, il pantocrator, il signore del tutto. Questi erano gli attributi più frequenti che venivano dati al Cristo nell'età bizantina. Il luogo idoneo per collocare il signore del cosmo, il signore del tutto, era ovviamente un cielo, e la volta della cupola, l'apogeo, l'apice della cupola, era quanto più in cielo si potesse collocare un'immagine in un interno di una chiesa. Sì.